nel mio cuore, la sua mano, la sua virtù, tutto mi va a favore. Vedo chiaro il mio sentiero e chiaro resterà nella grazia. Cantico numero 4. Nel tempio del Signore v'è tutta santità, sino del Salvatore, l'Idio della il
Cantico numero 9. Per questa strada si giunge al cielo.
salvati siamo, non più timore, per questa strada si giunge al cielo, siamo nel vero, nel Salvatore, è nostra guida, è l'Evangelo. Cantico numero 16. Amen, e Dio sia ringraziato. Vogliamo così passare all'ascolto della preziosa e santa parola di Dio ed apriamo la scrittura nel libro dei numeri al capitolo 21. Libro dei numeri, capitolo 21, e leggeremo dal versetto 4 fino al versetto 9. Libro dei numeri, capitolo 21, dal versetto 4 fino al versetto 9. Ma prima di leggere la parola di Dio, la preziosa e santa parola di Dio, vogliamo chinare i nostri capi ed invocare il nome del nostro Signore.
Padre nostro celeste, o grande Dio, meraviglioso Signore, siamo radunati in questa sera nel nome che è al di sopra di ogni altro nome, nel nome del Signore Gesù Cristo, per offrirti, o grande Dio, un culto in spirito e in verità. O Dio d'amore, in quest'ora ti vogliamo adorare, ti vogliamo glorificare, ti vogliamo innalzare, o grande Dio, e alle tue lodi vogliamo aggiungere ancora altre lodi, poiché tu ne sei degno. Ti adoriamo dal profondo del nostro cuore, ti innalziamo, grande Dio, ti glorifichiamo. A te noi diamo l'adorazione, la lode e il ringraziamento, poiché tu ne sei degno. O Signore, tu sei l'oggetto della nostra adorazione e noi vogliamo lodarti e glorificarti tutti i giorni della nostra vita. Finché, o Signore, avremo un alito di vita, vogliamo innalzare e glorificare il tuo santo nome. Ti ringraziamo, Dio d'amore, ancora in questa sera per la possibilità che ci dai di radunarci in questo meraviglioso nome, nel nome del Signore Gesù Cristo, l'unico nome che vi è sotto il cielo, per mezzo del quale possiamo essere salvati. In questo glorioso nome siamo radunati ancora in questa sera, avendo la certezza che, come tu hai promesso, laddove due o tre sono radunati nel tuo nome, tu sei presente in mezzo a loro. Tu sei un Dio fedele che mantieni sempre le tue promesse e la nostra fede è ancorata nelle tue promesse. E noi crediamo con tutto il nostro cuore le tue promesse, crediamo con tutto il nostro cuore la tua parola, poiché cielo e terra passeranno, ma la tua parola non passerà, la tua parola dimora in eterno. O Dio d'amore, ancora in questa sera parla i nostri cuori. Tu conosci i nostri bisogni, le nostre necessità, i nostri problemi, le nostre afflizioni. Noi sentiamo il bisogno, la necessità di ascoltare la tua parola, poiché la tua parola è il vero cibo per le anime nostre. O Signore, stendi il tuo braccio ancora in questa sera per sanare, per liberare, per guarire. Manifesta la tua potenza e la tua gloria. Tu sei un Dio, Signore, che mantieni sempre le tue promesse e il tuo braccio è sempre all'opera e la tua destra fa prodezze ancora in questa sera. Glorifica il tuo santo nome. Oh Dio d'amore, quanto è magnifico il tuo nome per tutta la terra. Noi vogliamo gettare su di te ogni nostra sollecitudine, ogni nostro problema, ogni nostra afflizione, avendo fiducia che tu ti prendi cura dei nostri problemi e che soprattutto, Signore, tu risolvi i nostri problemi secondo la tua promessa, che la tua benedizione possa riposare su ciascuno di noi, su tutti coloro che ascoltano tramite internet e benedice ancora queste contrade e aggiunge alla comunità, o Signore, coloro che si trovano sulla via della salvazione. Ti preghiamo ancora affinché tu possa fare in modo che al più presto possiamo radunarci di nuovo. O Signore, noi abbiamo fiducia in te, che tutto rimane sotto il tuo controllo divino e come sta scritto nella tua parola, tu fai cooperare tutte le cose per il bene per il bene di coloro che ti amano. E noi, o Signore, ti amiamo con tutto il nostro cuore e vogliamo fare tutto ciò che è gradito agli occhi tuoi. Vogliamo camminare in ubbidienza alla tua parola, vogliamo camminare come figlioli d'ubbidienza, come figlioli di luce, tutti i giorni della nostra vita. Rimani con noi, o Signore, e con tutto il tuo popolo, e guida tu questo servizio dall'inizio alla fine. E ti prego, Signore, parla ai nostri cuori per mezzo della tua preziosa e santa parola. Ti abbiamo chiesto ogni cosa nel nome che è al di sopra di ogni altro nome, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Vogliamo leggere così la preziosa e santa parola di Dio, per come è contenuta nel libro dei Numeri al capitolo 21, e leggeremo dal versetto 4 fino al versetto 9. Poi gli israeliti si partirono dal monte Hor, muovendo verso il Mar Rosso, per fare il giro del paese di Edom. E il popolo si fece impaziente nel viaggio. E il popolo
parlo contro Dio e contro Mosè, dicendo: perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua, e l'anima nostra è nauseata di questo cibo tanto leggero. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono. Allora il popolo venne a Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. E l'Eterno disse a Mosè: fatti un serpente ardente e mettilo sopra un'antenna. E avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, scamperà. Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'antenna. E avveniva che, quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava. Amen alla parola di Dio. Che Dio sia ringraziato ancora in questa sera per la possibilità che abbiamo di radunarci insieme per ascoltare la preziosa e santa parola di Dio, per fare al nostro Dio un culto in spirito e in verità, per ascoltare la sua preziosa e santa parola. E il nostro Dio è un Dio fedele. Egli mantiene sempre le sue promesse e la nostra fede è ben ancorata nelle promesse di Dio. Noi possiamo realmente dire, come disse in quel tempo Samuele: fin qui l'Eterno ci ha soccorso. E noi crediamo che Egli lo farà fino alla fine, secondo la sua promessa. E fiduciosi andiamo avanti finché passeremo dal credere al vedere. In questo tempo di carestia spirituale, le anime nostre sono saziate con la preziosa e santa parola di Dio, con questo prezioso cibo che reca vita alle anime nostre. E siamo certi che ancora in questa sera le anime nostre saranno saziate con la buona e preziosa parola di Dio, poiché, come dice la scrittura, beati gli affamati e assetati di giustizia, poiché saranno saziati. Chi va a Dio affamato se ne ritorna saziato. Egli è un Dio fedele e noi confidiamo nelle sue promesse. Noi vogliamo realmente camminare in ubbidienza alla sua parola. E nel testo che abbiamo appena letto, realmente non vogliamo seguire l'esempio degli israeliti nel deserto, che ogni qualvolta si presentava un ostacolo sapevano soltanto lamentarsi e mormorare. Ogni qualvolta che si presenta un ostacolo, non dobbiamo guardare all'ostacolo, ma dobbiamo guardare a colui che è potente da togliere ogni ostacolo affinché possiamo proseguire il cammino. Il nostro Dio è un Dio fedele. Egli apre sempre una via. Laddove non vi è una via, Egli apre sempre una via, perché Egli stesso è la via. Noi confidiamo nel nostro Signore. Egli inizia un'opera ed Egli stesso la porta a compimento. Noi abbiamo questa piena fiducia che Egli ha iniziato un'opera nella nostra vita ed Egli stesso la porterà a compimento. Nel testo che abbiamo appena letto, nel libro dei Numeri, qui la scrittura dice: poi gli israeliti si partirono dal monte Hor, muovendo verso il Mar Rosso, per fare il giro del paese di Edom. E il popolo si fece impaziente nel viaggio. Il popolo si fece impaziente nel viaggio. Durante questo viaggio il popolo divenne impaziente. È qualcosa che deve farci riflettere. Come il popolo di Israele
fu chiamato fuori dalla schiavitù, dal paese d'Egitto, per andare in un paese laddove scorreva latte e miele, per andare nel paese della promessa, e Dio aveva dato questa promessa. E le promesse di Dio, tutte le promesse di Dio, sono sì ed amen. Ma vediamo che il popolo, invece di aspettare fiducioso la salvezza di Dio, invece di confidare nel Signore, ogni qualvolta si presentava un ostacolo, e guardare a colui che è potente da togliere ogni ostacolo, il popolo, ogni qualvolta che si presentava un ostacolo, sapeva soltanto lamentarsi e mormorare. Durante il tragitto, come abbiamo letto, durante il viaggio, il popolo si fece impaziente. Ma la scrittura ci esorta ad essere pazienti, a sapere aspettare il Signore, come dice la scrittura, buona cosa è aspettare la salvezza dell'Eterno. Noi vogliamo appunto imparare ad essere pazienti, ad aspettare pazientemente che scocchi l'ora di Dio e che il Signore entri in azione. Noi abbiamo delle meravigliose promesse e Dio mantiene sempre le sue promesse, come sono state mantenute tutte le promesse che riguardavano la prima venuta di Cristo, e Dio manterrà tutte le promesse che riguardano la seconda venuta di Cristo. Noi abbiamo la promessa che Dio ha promesso appunto di restaurare tutte le cose, e la restaurazione sarà una realtà. Dio ha promesso di mandare tempi di refrigerio, e i tempi di refrigerio verranno secondo la promessa di Dio. Dio ha promesso di mandare l'ultima pioggia, e l'ultima pioggia verrà secondo la promessa di Dio. Qui sta scritto che il popolo divenne impaziente. Il popolo si fece impaziente nel viaggio. Durante il viaggio il popolo si fece impaziente. Ma la scrittura ci esorta, se andiamo in Giacomo al capitolo 5, ad essere pazienti. La scrittura ci esorta ad essere pazienti. Il nostro Signore ci esorta ad essere pazienti e aspettare pazientemente che il Signore entri in azione. Come sta scritto riguardo alle promesse di Dio, vi è appunto una parola che dice: se tarda, aspettala, poiché per certo verrà, non tarderà. Dio è un Dio fedele. Giacomo capitolo 5, versetto 7. Qui la scrittura dice, Giacomo capitolo 5, versetto 7, siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. In Numeri capitolo 21 abbiamo letto nel versetto 4 che il popolo si fece impaziente nel viaggio, ma la scrittura ci esorta ad essere pazienti anche in questo tempo, in questo tempo difficile, in questa pandemia. È qualcosa che veramente non abbiamo mai sperimentato, qualcosa di realmente incredibile. Ma anche in questo tempo, durante questa pandemia, vogliamo essere pazienti. Questa non è la fine. La fine sarà gloriosa. Dio mantiene sempre le sue promesse. Il meglio deve realmente ancora venire, ma dobbiamo imparare ad essere pazienti, ad aspettare il nostro Signore. Egli per certo manterrà tutte le sue promesse, Dio non può mentire. Qui la scrittura dice, siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. E noi tutti sappiamo che questa venuta è molto vicina. Il ritorno del nostro Signore è molto vicino. Tutti i segni, tutto ciò che vediamo attorno a noi ci parla di questo. E vi è un segno molto importante. La scrittura dice, il nostro Signore disse riguardo ad Israele che la generazione che avrebbe visto il fico tornare in vita, e il fico rappresenta Israele. E dal 1948 Israele è di nuovo una nazione. E il fratello Branham stesso poteva dire, se volete conoscere l'ora del giorno, guardate il vostro orologio. Se volete conoscere il giorno della settimana,
guardate il calendario, ma se volete conoscere l'ora di Dio, allora guardate Israele. La generazione che avrebbe visto il fico tornare in vita non sarebbe passata. E noi siamo consapevoli di essere la generazione che vedrà il ritorno del Signore. Siamo consapevoli di essere l'ultima generazione, la generazione che vedrà il ritorno del Signore. Noi crediamo di essere in mezzo a coloro che rimarranno in vita per il rapimento. Come disse l'Apostolo Paolo, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Noi viventi che saremo rimasti, in un attimo, in un batter d'occhio, in meno di un secondo, i nostri corpi saranno mutati. Questo mortale rivestirà l'immortalità. Questo corruttibile rivestirà l'incorruttibilità. E saremo innalzati sulle nuvole per andare incontro al nostro Signore, e l'incontro avverrà nell'aria, come dice la Scrittura. Poi andremo con il nostro Signore alla cena delle nozze. È meravigliosa la parola di Dio, e tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. Noi vogliamo pazientemente aspettare il nostro Signore. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Israele fu chiamato fuori dalla schiavitù, dal paese d'Egitto, e fu promesso ad Israele la terra da dove scorreva latte e miele. Loro si incamminarono verso la terra promessa, ma durante il viaggio divennero impazienti. Anche noi siamo stati chiamati fuori dalla schiavitù religiosa, da questa Babilonia religiosa. Siamo stati chiamati fuori da questo mondo e siamo in cammino verso la città di Dio, verso il regno dei cieli. Siamo, vedete, in cammino, e ben presto incontreremo il nostro Signore. E come Israele, ancora in questo nostro tempo, è ritornato nel paese della promessa, noi siamo ritornati nella parola della promessa. Israele, che viene chiamato fuori dall'Egitto, è un simbolo della Chiesa che è chiamata fuori, di mezzo a tutte le altre chiese, a tutte le organizzazioni, per ritornare alla parola di Dio. Noi non vogliamo essere impazienti, ma vogliamo imparare ad essere pazienti, ad aspettare fiduciosi il nostro Signore. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra pazientando. E naturalmente l'agricoltore sa cosa raccoglierà, perché naturalmente sa ciò che ha seminato. Un agricoltore che semina del grano sa che raccoglierà del grano, perché ogni semenza produce secondo la sua specie. E naturalmente ogni uomo raccoglierà di ciò che avrà seminato. L'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra pazientando. Anche noi, pazientando, vogliamo aspettare questo prezioso frutto, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. È la promessa del nostro Signore, la pioggia della prima e dell'ultima stagione, prima del rapimento, prima del ritorno del Signore. E quindi l'Apostolo Giacomo ancora una volta dice: siate anche voi pazienti. Israele divenne impaziente. Noi vogliamo essere pazienti. Vogliamo aspettare pazientemente il nostro Signore. Siate anche voi pazienti. Rinfrancate i vostri cuori. Siate incoraggiati, perché la venuta del Signore è vicina. Forse più vicina di quanto noi possiamo immaginare. Sapete, le promesse di Dio che furono date nell'Antico Testamento, per esempio riguardo alla nascita del Messia, il profeta Isaia profetizzò: una vergine concepirà. Passarono 700 anni, ma tutto ad un tratto la promessa divenne una realtà. Una vergine concepì, secondo la parola che il Signore aveva detto attraverso il profeta Isaia. Le promesse di Dio, tutto ad un tratto,
diventano una realtà. Appunto, noi aspettiamo pazientemente, vedete, da un momento all'altro la promessa diventa una realtà. Siate anche voi pazienti, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. E il Signore disse: quando vedrete accadere queste cose, allora egli è vicino, egli è alla porta. E noi tutti sappiamo che quando qualcuno è alla porta, potrebbe entrare da un momento all'altro. Fratelli, non mormorate gli uni contro gli altri, onde non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta, ma noi vogliamo incontrarlo quale nostro Salvatore. Lo incontrerà quale giudice? Chi avrà rigettato il messaggio di grazia? Chi avrà rigettato l'amorevole offerta di grazia del nostro Signore? Il giudice è alla porta. Prendete, fratelli, per esempio di sofferenza e di pazienza, i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Tutti i profeti non hanno parlato nel proprio nome, ma hanno parlato nel nome del Signore. E Dio stesso ha parlato attraverso di loro. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sofferto con costanza. Avete udito parlare della costanza di Giobbe. E poi vediamo che Giacomo dà un meraviglioso esempio, l'esempio di Giobbe. E avete veduto la fine riservatagli dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Giobbe, noi tutti conosciamo la storia, aveva perso tutto quello che possedeva, ma alla fine ebbe addirittura il doppio di ciò che aveva posseduto. Una figura simbolica della Chiesa restaurata che alla fine avrà il doppio di ciò che la Chiesa primitiva possedeva all'inizio. Noi vogliamo rimanere pazienti. Israele durante il cammino divenne impaziente, ma noi vogliamo rimanere pazienti. Pazienti fino alla fine, fino alla venuta del nostro Signore, sapendo che il meglio deve ancora venire, che la restaurazione sarà una realtà, che l'ultima pioggia sarà una realtà. Tutte le promesse di Dio sfociano nella realtà. Fiduciosi noi andiamo avanti, pazientando, sapendo che Dio non può mentire, che tutte le sue promesse sono sì ed amen. Abbiamo un altro esempio di qualcuno che è stato impaziente. Se andiamo in Genesi al capitolo 16, se andiamo nel libro della Genesi al capitolo 16, sappiamo che il Dio aveva promesso ad Abramo che la sua discendenza sarebbe stata numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia sul lido del mare. Questo lo possiamo leggere in Genesi capitolo 15 e poi leggeremo in Genesi capitolo 16. Genesi capitolo 15 versetto 1, qui sta scritto: dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. E Abramo disse: Signore Eterno, che mi darai tu? Perché io me ne vado senza figlioli e chi possederà la mia casa è Eliezer di Damasco. E Abramo soggiunse: tu non mi hai dato progenie ed ecco uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. E lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. E gli disse: così sarà la tua progenie. Ed egli credette all'Eterno, che gli contò questo come giustizia.
Abramo credette non soltanto che vi era un Dio, che vi è un Dio, che vi è un essere superiore, questo lo credono in tanti. Abramo credette ciò che Dio gli promise. E questa è la differenza, poiché molti credono che vi è un Dio, ma non si tratta soltanto di questo, perché Giacomo dice che anche il diavolo crede che vi è un solo Dio. Il diavolo non crede in una Trinità, lui lo sa che non esiste una Trinità, l'ha inventata lui. Il diavolo sa che vi è un solo e unico Dio, ma trema sapendo ciò che l'aspetta. Non si tratta soltanto di credere che vi è un Dio, ma si tratta di credere ciò che egli dice nella sua parola. E noi siamo di quelli che crediamo, come dice la scrittura, che crediamo ciò che Dio dice nella sua parola, che crediamo ciò che Dio ha promesso nella sua parola. Ma vediamo che in Genesi capitolo 16, in Genesi capitolo 16, versetto 1, la moglie di Abramo, Sara, non seppe aspettare, divenne impaziente. E quando si diventa impazienti e non si aspetta l'adempimento della promessa, non si aspetta che scocchi l'ora di Dio, cosa viene fuori? Viene fuori qualcosa di carnale. E infatti qui leggiamo Genesi capitolo 16 versetto 1. Ora Sara, moglie di Abramo, non gli aveva dato figlioli. Essa aveva una serva egiziana per nome Agar. E Sara disse ad Abramo: ecco, l'Eterno mi ha fatta sterile, de va dalla mia serva, forse avrò progenie da lei. E Abramo dette ascolto alla voce di Sara. Sara dunque, moglie di Abramo, dopo che Abramo ebbe dimorato 10 anni nel paese di Canaan, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo suo marito. Ed egli andò da Agar, che rimase incinta. E quando si accorse che era incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. E quindi poi nacque Ismaele, che non era nella volontà originale di Dio, ma nella volontà permissiva. Non nacque secondo la promessa, ma nacque secondo la carne. E sappiamo che vi è una differenza fra i figlioli della promessa e coloro che sono secondo la carne. Coloro che sono secondo la carne perseguitano i figlioli della promessa. Chi sono i figlioli della promessa? Sono coloro che ricevono la parola della promessa, e su di loro viene lo spirito della promessa. I figlioli della promessa ricevono la parola della promessa, credono la parola della promessa, e su di loro viene lo spirito della promessa. Nel versetto 11 possiamo leggere: e l'angelo dell'Eterno le disse ancora: ecco, tu sei incinta e partorirai un figliolo, al quale porrai nome Ismaele, perché l'Eterno ti ha ascoltata nella tua afflizione. Esso sarà tra gli uomini come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà in faccia a tutti i suoi fratelli. Cosa venne fuori per l'impazienza di Sara? Cosa venne fuori a motivo che Sara non seppe aspettare, che non seppe appunto avere pazienza, non seppe aspettare pazientemente l'adempimento della promessa? Venne fuori qualcosa di carnale. E quante cose carnali vengono fuori al giorno d'oggi? Ma noi vogliamo aspettare pazientemente che sia Dio, sia il nostro Signore ad entrare in azione. Vogliamo aspettare pazientemente, come abbiamo letto nella lettera di Giacomo, finché venga la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Dio l'ha promesso e Dio lo farà. Israele nel deserto divenne impaziente, noi vogliamo rimanere pazienti, aspettando fiduciosi l'adempimento di tutte le promesse di Dio. E se andiamo in Ebrei, nella lettera agli Ebrei, al capitolo 6, lettera agli Ebrei, capitolo 6, qui la scrittura dice:
Lettera agli Ebrei, capitolo 6, dal versetto 11. Ma desideriamo che ciascuno di voi dimostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, onde non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che, per fede e pazienza, ereditano le promesse. Onde non diventiate indolenti, ma siate imitatori, non di quelli che non sanno aspettare, non imitatori di quelli che diventano impazienti durante il cammino, ma di quelli imitatori di quelli che, per fede e pazienza, ereditano le promesse. Poiché quando il Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per alcuno maggiore di lui, poiché vi è un solo e unico Dio, e come egli stesso dice, e fuor di me non ve n'è alcun altro, giurò per se stesso, poiché Dio è uno, e giurò per se stesso. Vedete, la Trinità non è altro che una menzogna del diavolo. E tutti purtroppo hanno bevuto, come dice la scrittura, tutte le nazioni hanno bevuto del vino di Babilonia e le nazioni sono diventate deliranti. È un reale delirio, un delirio totale quello che avviene al giorno d'oggi quando parlano di una Trinità di dei. Ma per la grazia di Dio siamo stati riportati al sano insegnamento. Dio ha mandato un profeta appunto per riportarci alla parola di Dio, per riportarci all'insegnamento apostolico. E per la grazia di Dio adesso possiamo credere come dice la scrittura. E il nostro Signore disse che coloro che credono come dice la scrittura, non come dice la Chiesa Cattolica, non come dice la Chiesa Luterana, non come dicono i testimoni di Geova, non come dicono, vedete, le 350 chiese unite nel Concilio Ecumenico delle Chiese, ma come dice la scrittura. Fiumi d'acqua viva scorreranno dal loro seno. Figura dello Spirito Santo che sarebbe venuta e che viene su coloro che credono la parola di Dio, su coloro che ricevono la parola di Dio, come Maria che ricevette la parola di Dio e lo Spirito Santo venne su di lei. E così lo Spirito Santo viene laddove la parola di Dio, la genuina parola di Dio, viene ricevuta. Quindi Dio, siccome non poteva giurare per alcuno maggiore di lui, giurò per se stesso, dicendo: certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così, avendo aspettato con pazienza, Abramo ottenne la promessa. Amen alla parola di Dio. Avendo aspettato pazientemente, Abramo ottenne la promessa. Anche noi, aspettando pazientemente, otterremo la promessa. La promessa diventerà una realtà. Abramo poi, vedete, poteva tenere nelle sue mani la promessa di Dio che si era fatta carne, che era diventata una realtà. E noi crediamo con tutto il nostro cuore che ben presto passeremo dal credere al vedere, che ben presto le promesse, tutte queste meravigliose promesse che Dio ci ha dato, diventeranno una realtà. È meravigliosa la parola di Dio. Vogliamo essere imitatori di coloro che per fede e pazienza ereditano le promesse. E Abramo, appunto, aspettando pazientemente, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Anche noi crediamo con tutto il nostro cuore che, aspettando con pazienza, otterremo la promessa. Le promesse diventeranno una realtà. Dio sia ringraziato per queste meravigliose parole. Egli è un Dio fedele. Egli mantiene sempre le sue promesse e vogliamo aspettare pazientemente che queste promesse diventino una realtà. Come avvenne nell'alto solaio, i discepoli aspettarono l'adempimento della promessa e la promessa fu fatta
divenne una realtà. Vedete la promessa che Dio aveva dato, che il Signore aveva dato loro, di essere riempiti con lo Spirito Santo, divenne una realtà. Anche noi appunto rimaniamo nella parola, noi siamo ritornati nella parola che è uscita da Gerusalemme, e aspettiamo pazientemente che tutte le promesse diventino una realtà. Come i discepoli furono riempiti con lo Spirito Santo, noi crediamo che saremo riempiti con lo Spirito Santo, poiché la promessa è valida ancora in quest'oggi. Fin tanto che il Signore chiama, questa promessa è valida, perché sta scritto: per voi la promessa, per i vostri figli, per quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Ma ritorniamo nel testo di introduzione, in Numeri capitolo 21. Quindi qui abbiamo letto dal versetto 4: poi gli israeliti si partirono dal monte Or, muovendo verso il Mar Rosso, per fare il giro del paese di Edom, e il popolo si fece impaziente. Il popolo si fece impaziente nel viaggio. Lungo il viaggio il popolo si fece impaziente. Anche noi siamo in cammino, anche noi ci siamo incamminati, ma vogliamo camminare pazientando, aspettando pazientemente che il Signore entri in azione, aspettando pazientemente che le promesse diventino una realtà. E sappiamo che tutto ad un tratto la promessa diventa una realtà. Passarono centinaia d'anni, 700 anni dalla profezia di Isaia, ma tutto ad un tratto la promessa divenne una realtà. Passarono circa 400 anni dalla promessa di Malachia riguardo al precursore della prima venuta di Cristo, ma tutto ad un tratto la promessa divenne una realtà. E così anche nel nostro tempo, tutto ad un tratto le promesse diventano una realtà. Noi in questo cammino, in questo viaggio, incamminati in questa via, possiamo aspettare fiduciosi, pazientando, che le promesse diventino una realtà, perché Dio non può mentire. E quindi nel versetto 5 poi sta scritto: e il popolo parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo: perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Erano stati liberati dalla schiavitù, e invece di essere riconoscenti, mormoravano e si lamentavano. Poiché qui non c'è né pane né acqua, e l'anima nostra è nauseata di questo cibo tanto leggero. Dio fece scendere su di loro il pane degli angeli, pane dal cielo, e si lamentavano di questo cibo. Sapevano soltanto lamentarsi. La scrittura dice che il Dio si disgustò di quella generazione. Della maggior parte di loro, dice la scrittura, il Dio non si compiacque. Ciò che è realmente importante è avere l'approvazione, il compiacimento di Dio. E noi realmente vogliamo piacere al nostro Signore. Vogliamo fare tutto ciò che è gradito agli occhi Suoi. In questo cammino vogliamo semplicemente perseverare, pazientare, aspettando pazientemente che le promesse diventino una realtà. E ogni qualvolta si presenta un ostacolo, di non guardare all'ostacolo, ma di gridare a colui che è potente da togliere ogni ostacolo. Per come gli dice nella sua parola: grida a me nel giorno della tua distretta, io ti libererò, te ne tirerò fuori e tu mi glorificherai. È la promessa del nostro Signore, e noi crediamo tutte le promesse di Dio, poiché tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. Quindi il popolo iniziò a lamentarsi, a mormorare, poiché qui non ce n'è pane né acqua, e l'anima nostra è nauseata di questo cibo tanto leggero. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono. Allora il popolo venne a Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te. Prega l'Eterno
che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. Mosè intercedette per il popolo, e l'Eterno disse a Mosè. Vediamo che tutta la scrittura non esalta altro che il nome del nostro Signore. In tutto l'Antico Testamento abbiamo questi simboli meravigliosi della venuta di Cristo Gesù, del sacrificio di Cristo Gesù. Egli è realmente al centro della nostra predicazione. E l'Eterno disse a Mosè: fatti un serpente ardente e mettilo sopra un'antenna, una figura simbolica del sacrificio di Cristo Gesù lì sul duro legno della croce. E avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà scamperà. Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'antenna. E avveniva che quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava. Amen alla parola di Dio. Quale simbolo meraviglioso riguardo al sacrificio che il nostro Signore ha fatto sul duro legno della croce. Ancora in quest'oggi, Gesù Cristo è potente da liberare dal morso del serpente. Ancora in quest'oggi questo sacrificio è valido. Ma come vediamo nel testo che abbiamo appena letto, chi guardava appunto il serpente che fu costruito da Mosè e posto appunto su questa antenna, Mosè allora fece un serpente di rame, lo mise sopra un'antenna, e avveniva che quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava. Naturalmente il serpente, vedete, di rame, posto sull'antenna, era anche un simbolo del capo del serpente che è stato schiacciato tramite il sacrificio di Cristo sul duro legno della croce, poiché come sta scritto, la progenie appunto del serpente ti ferirà il calcagno, ma tu gli schiaccerai il capo. E ciò è avvenuto lì sul Golgota. Gesù Cristo ha realmente schiacciato la testa del serpente. Chi guardava appunto al serpente di rame, scampava, guariva, veniva liberato dal morso terribile, dal veleno terribile del serpente. E noi possiamo vedere che ciò è realmente avvenuto, questo sacrificio di Cristo Gesù, questo simbolo non è altro che ciò che è avvenuto sul duro legno della croce. Lo possiamo vedere nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, qui infatti il nostro Signore disse, Giovanni capitolo 3, Evangelo di Giovanni capitolo 3, versetto 13, e nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figliolo dell'uomo che è nel cielo. Non il figliolo di Dio che è nel cielo, perché il figliolo di Dio non è nato nel cielo, ma è nato qui su questa terra. Amen alla parola di Dio. Ma quale figliolo dell'uomo? La manifestazione visibile dell'Iddio invisibile, quale Signore? Egli camminava già nel giardino dell'Eden. Ma quale figliolo di Dio? Egli è nato qui su questa terra, a Betlehem, come dicono le scritture. E nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figliolo dell'uomo che è nel cielo. È meravigliosa la parola di Dio. Il Signore poteva parlare con Nicodemo e contemporaneamente essere nel cielo, poiché il Dio appunto è onnisciente, onnipresente, gli può fare qualsiasi cosa. Noi non possiamo limitare Dio, noi possiamo semplicemente crederlo con tutto il nostro cuore. Dio non si può spiegare e neanche vuole essere spiegato. Dio vuole essere soltanto creduto, come lo credette Abramo, che credette appunto ciò che Dio gli aveva promesso. E poi nel versetto
14 sta scritto: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Amen alla parola di Dio. Il nostro grande Dio, come dice la scrittura, egli abita una luce inaccessibile che nessuno ha visto né può vedere. E di conseguenza, per pagare quest'alto prezzo per il nostro riscatto, egli non poteva farlo in un corpo spirituale, non poteva in un corpo spirituale. Quale Signore in tutto l'Antico Testamento egli si è manifestato in un corpo spirituale? Non poteva in questo corpo spirituale spargere il sangue. E allora Dio dovette farsi carne. Come dice la scrittura, grande è il mistero della pietà, Dio si è fatto carne. Dio è stato manifestato nella carne per venire appunto a pagare l'alto prezzo per il nostro riscatto. Naturalmente Dio non può morire, sta scritto che egli solo possiede l'immortalità, ma nel corpo, vedete, che è nato qui su questa terra, il figliolo nato in questa terra, essere appunto il figliolo di Dio, quale uomo a morire, perché Dio non può morire, egli possiede l'immortalità. Il figliolo, quale uomo, egli è morto, ma il terzo giorno è risuscitato. E la sua resurrezione è la garanzia per la nostra resurrezione. E lì, sul duro legno della croce, il castigo che doveva venire su di noi, egli l'ha preso su di sé. E come dice la scrittura, per le sue lividure siamo stati guariti. Quindi non guardiamo più al castigo perché il nostro Signore l'ha preso su di sé, ma guardiamo a tutto ciò che il Signore ha promesso nella sua parola. Egli ha promesso di liberarci, di guarirci, di salvarci. Egli ha promesso di battezzarci con lo Spirito Santo. Noi guardiamo e aspettiamo pazientemente l'adempimento di tutte le sue promesse, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Chi guardava il serpente che Mosè innalzò scampava. Chi guarda a Cristo Gesù, chi crede nel figliolo di Dio, come disse egli stesso, se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Vi è un solo nome dato agli uomini sotto al cielo, vi è un solo nome per mezzo del quale possiamo essere salvati. Noi non guardiamo ad un'organizzazione religiosa, noi guardiamo a Cristo Gesù, il nostro duce e perfetto esempio di fede. E poi la scrittura dice: infatti Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Soltanto in Cristo Gesù. Non si può passare accanto a Cristo Gesù. Vi è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliolo di Dio. Non esiste che qualcuno dica: io non rubo, mi faccio i fatti miei. Dice la scrittura: chi non crede è già giudicato, perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Siamo salvati gratuitamente, questo è il dono di Dio, un dono gratuito. Siamo salvati gratuitamente tramite il sacrificio di Cristo lì sul duro legno della croce. Chi guardava il serpente di rame scampava. Chi guarda a Cristo Gesù, chi guarda al sacrificio che egli ha fatto per noi, egli appunto è colui che ci libera dal morso del serpente, poiché egli stesso ha schiacciato la testa del serpente. È la sua vittoria, è la nostra vittoria. La sua risurrezione è la garanzia per la nostra risurrezione. Possiamo soltanto ringraziare e glorificare il nome del nostro Signore, non lamentarci e mormorare
come Israele nel deserto, ma lodare e glorificare questo nome che è al di sopra d'ogni altro nome. E ancora nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 12, Evangelo di Giovanni capitolo 12, versetto 27, Evangelo di Giovanni capitolo 12, versetto 27, qui sta scritto: ora è turbata l'anima mia, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo e l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Onde la moltitudine che era quivi presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Quando egli parla, quale Dio, la sua voce è come un tuono. Quando egli parla, quale Signore, la sua voce è una voce penetrante che penetra le ossa. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Gesù rispose e disse: questa voce non si è fatta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Così diceva per significare di quale morte doveva morire. Quando sarò innalzato, come Mosè innalzò il serpente, così il figliolo di Dio doveva essere innalzato, per pagare l'alto prezzo per il nostro riscatto. Quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Egli ci attira a sé, non verso una organizzazione religiosa, anzi, egli ci ordina di uscire fuori da ogni organizzazione religiosa. Uscite fuori di mezzo a loro. Uscite di mezzo a loro, popolo mio, e non toccate nulla di immondo. E io vi accoglierò e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore Dio l'Onnipotente. E quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. E gli dice: venite a me. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Venite a me, seguite me. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre. E come dice anche la scrittura, che le vergini odono il messaggio, ecco lo sposo viene, e vanno incontro allo sposo celeste. Noi non andiamo dietro un uomo, non andiamo dietro un'organizzazione religiosa, noi seguiamo il nostro Signore, e a Lui che noi andiamo. E come quando il nostro Signore era qui sulla terra, tutti coloro che andavano a Lui se ne ritornavano, vedete, con qualcosa. Chi aveva bisogno di perdono riceveva perdono, chi aveva bisogno di guarigione riceveva guarigione, chi aveva bisogno di liberazione riceveva liberazione. E la scrittura dice che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E noi fiduciosi andiamo a Lui, avendo la certezza che Egli ci dà quello di cui abbiamo bisogno. E noi aspettiamo pazientemente, aspettiamo con pazienza che ciò che Egli ci ha promesso diventi una realtà. Prima di concludere, andiamo ancora in Ebrei al capitolo 12, lettera agli Ebrei capitolo 12, e qui leggiamo dal versetto 1 al versetto 3. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da sì gran numero di testimoni, in Ebrei capitolo 11 vengono elencati tutti gli eroi della fede. Ma nonostante tutto questo, nel capitolo 12 poi leggiamo: anche noi dunque, poiché siamo circondati da sì gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi, riguardando non
ai numerosi testimoni di cui Ebrei capitolo 11 parla, non riguardando a Isaia, non riguardando a Geremia, non riguardando ad Ezechiele, non riguardando a Mosè, non riguardando agli apostoli, non riguardando a Paolo, non riguardando al fratello Branham, ma come dice la scrittura, riguardando a Gesù. Coloro che guardavano il serpente che Mosè innalzò nel deserto scampavano, e a Cristo Gesù che noi guardiamo. Soltanto Lui può salvare, soltanto Lui può liberare, soltanto Lui può guarire. Noi andiamo soltanto a Lui. Come dice la scrittura, ci accostiamo con piena fiducia al trono della grazia per ricevere soccorso al tempo opportuno, volgendo lo sguardo a Gesù, riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede. Noi riguardiamo soltanto a Gesù, ringraziamo soltanto Gesù. Egli si è immolato sul duro legno della croce, egli è stato immolato per la nostra salvezza, per la nostra liberazione, e per le sue lividure siamo stati guariti. Egli ha dato la sua vita per noi, egli è morto per noi affinché noi potessimo avere vita, e la sua vittoria è anche la nostra vittoria. Egli disse: io ho vinto e voi altresì vincerete. E la fede in ciò che il nostro Signore ha fatto per noi è la vittoria che vince il mondo. La nostra fede nelle promesse di Dio, in ciò che il nostro Signore ha fatto per noi sul duro legno della croce. Non si tratta di quello che possiamo fare noi, si tratta di quello che il nostro Signore ha fatto per noi. Riguardando a Gesù, non a un conduttore, non a un predicatore. Sapete, in molte organizzazioni religiose il predicatore si mette al centro dell'attenzione, come se tutti dovessero guardare a lui, e magari dicono: se uscite da questa chiesa siete perduti, come se fossero loro ad elargire salvezza a chi vogliono. Sappiamo che la salvezza soltanto è in Cristo Gesù. Se usciamo da questa parola, allora ci smarriamo. Noi rimaniamo nella parola di Dio, perseveriamo in questa parola, aspettando pazientemente che le promesse diventino una realtà, aspettando fiduciosi, aspettate con pazienza, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Non è ad un uomo che noi riguardiamo soltanto a Cristo Gesù, duce e perfetto esempio di fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce, sprezzando il vituperio, e si è posta a sedere alla destra del nostro Dio. Poiché considerate colui che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro sé, onde non abbiate a stancarvi perdendovi d'animo. Quando guardiamo a tutto ciò che il nostro Signore ha dovuto subire per noi, il vituperio, e anche noi vogliamo prendere su noi il vituperio e dire, come disse anche Mosè, che sprezzò il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori di Egitto. Riguardiamo a Lui, riguardiamo a Lui e siamo incoraggiati, riguardiamo a Lui per essere liberati dal morso del serpente, riguardiamo soltanto a Lui. Egli è il nostro duce e perfetto esempio di fede. È soltanto Lui che noi innalziamo, è soltanto Lui che noi glorifichiamo, è soltanto Lui al quale noi diamo tutta la nostra lode, tutta la nostra riconoscenza, tutto ciò che appunto Egli è degno di essere lodato, di essere innalzato, di essere glorificato. Vogliamo dare tutto noi stessi soltanto a Lui. Gloria al Suo santo nome. Egli ha dato la sua vita per noi, egli si è immolato per noi, quale alto prezzo per il nostro riscatto. Gloria al suo santo nome. Ancora in questa sera siamo stati saziati con la preziosa e santa parola di Dio. Ancora in questa sera siamo stati incoraggiati, siamo stati spronati ad andare avanti, a perseverare in questa via, come abbiamo letto, aspettando pazientemente. Dio non può mentire,
Egli è colui che inizia un'opera e la porta a compimento. Egli ci ha dato delle meravigliose, delle gloriose promesse riguardo alla seconda venuta di Cristo. Il messaggio appunto precede la seconda venuta di Cristo. Questa venuta è molto, molto vicina. Vogliamo aspettare pazientemente, sapendo che da un momento all'altro le promesse diventano una realtà. Tutto ad un tratto, come dice la scrittura, si sono adempiute. E noi lo crediamo con tutto il nostro cuore che tutto ad un tratto queste gloriose promesse diventeranno una realtà. Al nostro Dio, al nostro grande Dio, al nostro Signore Gesù Cristo, vogliamo dare tutta la lode, tutta la gloria, tutto il ringraziamento, tutti i giorni della nostra vita, innalzare e glorificare questo nome che è al di sopra d'ogni altro nome, il nome del Signore Gesù Cristo. A Lui sia tutta la gloria. Amen. Vogliamo così ringraziare il nostro Signore. Padre nostro celeste, o grande Dio, ti vogliamo ringraziare ancora in questa sera per la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che tu fai nella nostra vita. Ti ringraziamo per tutto quello che tu hai fatto per noi, Signore. Ti ringraziamo per questo grande sacrificio, per la tua vita che tu hai dato per noi. O Signore della gloria, vogliamo realmente seguirti in questo cammino, pazientando, Dio d'amore, avendo appunto pazienza, poiché tu non puoi mentire, o grande Dio, tu mantieni sempre le tue promesse, noi riguardiamo a te fiduciosi, poiché tu sei un Dio fedele, tu, o Signore, glorifichi ancora in questi giorni il tuo santo nome, poiché il tuo braccio non si era accorciato, né l'orecchio tuo si è indurato, ancora in quest'oggi il tuo braccio all'opera, la destra dell'Eterno fa prodezze, ancora in quest'oggi, o grande Dio, fa che realmente possiamo vedere le tue grandi opere, poiché, oh Signore, tu hai promesso tempi di refrigerio, tu hai promesso una completa restaurazione, noi stiamo aspettando che queste promesse diventino una realtà. E come Giobbe fu restaurato ed ebbe il doppio di ciò che possedeva all'inizio, noi crediamo che la Chiesa dell'Iddio vivente alla fine sarà totalmente restaurata e avrà il doppio di ciò che possedeva la Chiesa all'inizio. Dio d'amore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, ti lodiamo, ti glorifichiamo, Signore, e non abbiamo parole per esprimere la nostra riconoscenza. Rimani con noi e con tutto il tuo popolo e guida tu i nostri passi. Ti abbiamo chiesto ogni cosa, Signore, nel nome che è al di sopra di ogni altro nome, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Dio vi benedica, appuntamento a domani alle 21:15.